legge il potere esattamente come in Iraq lo reggeva il Baath iracheno, anche se i due Baath erano ferri corrotti. Io mi ricordo quando abitavo in Siria tra il 64 e il 65 come l'ho visto nascere il Baath, e però non l'ho visto morire. Tu non ne hai parlato, mi piacerebbe sapere. Allora, io non l'ho visto nascere, mi sono arrivato in Siria solo nel 70, nell'80, diciamo. Ma il Baas è riuscito a ottenere, a mettere piede nelle regioni rurali, con la riforma agraria, con l'istruzione a tutti, con un impegno sociale reale. E quindi è diventato molto popolare nella Siria periferica, nella Siria rurale, che è la grande maggioranza della popolazione. Ma dov'è oggi? Non lo sapete. A partire dalla caduta del muro di Berlino c'è stata un orientarsi verso la liberalizzazione e il Baas è andato progressivamente svuotando per due motivi: uno per lo svuotamento ideologico e l'altro per l'imborghesimento dei suoi dirigenti, che sono venuti in città a approfittare del sistema, diciamo, alla Rumena.